Le. Ok. Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, se mi vedete cambiato, anche se la programmazione è quella di febbraio, abbiamo secondo, dimenticato la un'altra lucina. Sto facendo diverse prove in questo nuovo ambiente che è quello della Germania. Sto provando quest'angolo con dei cuscinoni che sono quelli del divano, non so se si vedono in camera, vabbè, per vedere più o meno di attutire un po' il suono. Vediamo questa nuova postazione. Oggi siamo pure un po' aiutati dalla luce naturale, appunto, fuori dalla finestra, insomma, perché c'è luce, ma abbiamo passato dei giorni completamente al buio. Ah, la Germania. Allora, quelli di gennaio sono stati fatti dall'altra parte, su una parete completamente bianca asettica. Ora abbiamo un divano che attualmente è prestato, però va bene, ci aggiusteremo col tempo. Oggi di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare del fatto di fare esercizi fondamentali e non di tendenza. Mi è capitato nel periodo mentre lavoravo, comunque tuttora mi capita, di inserire l'esercizio che viene fatto vedere su quel sito o su Instagram o da quel fitness model o da quella bikini o mettere quello che fa così. Allora ragazzi, gli esercizi, ne esistono di diverse tipologie, come li volete chiamare, insomma, metodiche, eccetera, eccetera. Ci sono esercizi che servono ed esercizi che servono, sì, ma sono principalmente di facciata. Cosa vuol dire? Gli esercizi che servono, per esempio, sono i multiarticolari, per esempio un deadlift, per esempio uno squat, una panca piana, speed e panca 30, parallele, trazioni, va bene. Gli esercizi invece che sono più di facciata sono per esempio degli esercizi che magari spesso e volentieri non hanno un nome, e su questo poi faremo anche un video su YouTube qua, ma vengono comunque sponsorizzati perché fa figo, perché fondamentalmente è noioso allenare i quadricipiti e i glutei facendo lo squat. Facciamo un altro tipo di esercizio. Peccato che uno squat è difficilmente sostituibile. È brutto fare la panca piana. Facciamo un altro esercizio, non lo so, magari sfruttando chissà che cosa, chissà quale angolo di movimento, chissà quale tipo di panca inclinata, reclinata, eccetera, eccetera. Facciamo un altro tipo di movimento. Peccato però che la panca piana è un fondamentale, come il deadlift, come tanti altri esercizi. Ecco ragazzi, quello che voglio far passare qui su questo video è che esistono esercizi che sono belli da vedere, sono fighi, fanno di tendenza, ma all'atto pratico non servono a molto. Se volete avere un culo d'acciaio con dei quadricipiti belli, con un dorsale bello pronunciato, un petto bello, bisogna fare gli esercizi fondamentali. Ma sono noiosi, certo, ok? Però purtroppo la palestra è un tipo, usa delle metodiche ripetitive per creare dei presupposti, per creare degli adattamenti a quel tipo di allenamento, per cui la ripetitività e anche purtroppo la noia la fanno da padrone. Che poi non è vero che sono noiosi per chi non sa come farli, per chi non vale le metodiche, per chi non vale i carichi, per chi non varia le percentuali, per chi non vale il tempo di recupero, per chi non lavora a circuito magari, o per chi fa sempre veramente gli stessi allenamenti da 5-6 anni. Per questo sono noiosi, perché vi posso garantire che la panca piana, per esempio, e questa è la metodica che ho fatto, piuttosto che metterla all'inizio, la mettevo alla fine. Il carico era notevolmente abbassato perché giustamente dopo un allenamento e partivo però come primo esercizio sulla panca a 30 gradi con i manubri. E arrivata alla fine era totalmente differente come stimolo, come carico, come tempo di recupero, ok? Non è noioso così, diversifica l'allenamento, lo stratifica, lo modifica, lo rende più attivo, ok? Metterlo in un contesto del circuito, lavorare magari con un protocollo a ripetizioni piuttosto che a tempo o a tempo piuttosto che non lo so, delle tecniche di intensità per migliorarlo. Ecco,
però sono esercizi fondamentali e non di tendenza, ok? Ci sono state le esplosioni delle kettlebell, c'è stata l'esplosione del TRX, c'è stata l'esplosione delle Bosu, dove la maggior parte degli atleti che utilizzavano questi, vi parlo delle palestre amatoriali, non sapevano neanche a che cosa servissero questi tipi di esercizi, questi tipi di attrezzi, che sono utilissimi, possono aiutare tantissimo, però, gioia mia, ok, i piegamenti fatti sul TRX, però se tu quei piegamenti li metti in un programma di allenamento dove prevedi panca piana, prevedi le parallele, prevedi corpo libero, prevedi tante altre cose e poi li metti pure il TRX, vi posso garantire che quell'allenamento sul TRX sarà molto più efficace. Lo squat, se tu metti dentro lo squat aiutato col TRX e non metti un carico elevato, ti posso dire che va bene, buono, quello che vuoi, però se tu lo mettessi in un contesto un pochettino meglio, dove metti magari stabilizzazione sulla Bosu, uno squat con il bilanciere normale, puoi mettere degli affondi, uno step up, quindi con plinti o con plio box, poi puoi mettere anche un pistol squat aiutato con il TRX, eccetera, eccetera. Allora diversifichi, ok? Allora così vai a modificare, sono esercizi che possono essere inseriti e possono dare veramente risultati, ma se no, se fai solo quelli, i risultati li vedrai sì, ma dopo tempo. Quindi ragazzi, io il messaggio che voglio far passare con questo video è: usate esercizi studiati da anni, che vengono fatti da millenni fondamentalmente, che vengono utilizzati da tutti, ma non perché dobbiamo generalizzare come il fatto della scheda, dell'allenamento e quant'altro, no, ma perché sono esercizi effettivamente validi, naturalmente se fisiologicamente siete ad hoc, insomma, non avete problemi, eccetera, eccetera. Quindi non utilizzate Instagram, Facebook per tutti i siti, le cose, anche YouTube può essere un canale fuorviante, no? Perché fanno vedere esercizi che magari non esistono, esercizi che non vi ripeto neanche un nome, comunque non servono a niente, però fa figo. Ecco, utilizzate esercizi reali che sapete che danno risultati, sono ripetitivi, va bene, sono pesanti, va bene, ma utilizzate quelli, perché proprio in quell'esercizio pesante, in quell'esercizio che è difficile da attuare, là troverete il vero risultato. Va bene? Ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere la vostra nei commenti, scrivetemi in direct, iscrivetevi al canale e anche seguitemi su Instagram e su Facebook, in.sport.fit, ragazzi, trovate tutte le cose in descrizione e buon allenamento da InSport, dalla fredda Germania. Ciao ciao!